siete qui tornati con un nuovo video ogni venerdì dall'accesso. Vi voglio parlare delle partite di sabato, di quella delle 3 e delle due partite del 18. Mentre poi farò un video a parte, vi parlerò di Inter Fiorentina che guarderò stasera, che inizierà alle 9, no, un quarto alle 9. Allora, ragazzi, vi volevo dire, belle partite tutte e tre, niente male. Quelle 18 non l'ho visto, cioè ho visto l'ultimo quarto d'ora perché ero uscito con dei miei amici e quindi non l'ho visto. Comunque lascio un bel commento, scrivete il canale, attivate la campanella e fatemi sapere come la pensate nei commenti. E se avete visto i miei profili social, scrivete football, scaricate un football fatta master se volete. Allora, partite, Torino, Atalanta l'ho visto quasi tutta, a parte gli ultimi 5 minuti perché appunto sono usciti i miei amici e nulla. Bella partita. Bella. Allora, all'inizio i primi 11 minuti del Torino, belli. Si mettevano in gol, l'hanno fatto. Infatti, il 10° minuto, Dzeko, Belotti e Pecolo. Poi cosa è successo? La Tata si è svegliata, ha fatto col Bazzieschi, con Paco Gomez da fuori area. Paco Gomez, secondo me, è stato il migliore in campo da tutte e due le squadre, tutta la partita. Perché ha fatto un gol, si è giocato molto bene, è stato il migliore, secondo me. Pare il mio personale. Gol bellissimo di Papo Gomez, la messa all'angolino, Paolo gol, e poi arriva il 2-1 dopo qualche minuto. E poi arriva il 3-1, gol di Atebur, assist di Papo Gomez. E Muriel tira al volo gol. Pazzesco, gioca la Tanta molto bene, fortissima. Può fare molto bene in Champions, secondo me. Senza problemi, perché è una squadra molto forte, capace, giovane, e gioca bene, ha un bel gioco e ha un buon allenatore. E ho detto tutto. Poi le scelte infortunate quando si rimetterà, so cazzi. Comunque poi ha fatto gol Belotti, secondo me non se lo meritava nel Torino, che comunque ha fatto doppietta Belotti, quindi complimenti anche a Belotti, ha giocato bene nonostante abbia perso comunque, ok. Poi ha fatto, secondo me ha fatto 4-2 l'Atalanta e poi è finita 4-2. La partita è stata piuttosto così, insomma, da insomma, diciamo, perché non è che mi è garbata, cioè è stata una bellissima partita, però insomma il Torino, l'Atalanta si meritava di vincere. Il Torino secondo me non si meritava il secondo gol. 3 punti meritati per l'Atalanta. E poi che c'è da parlare? C'è da parlare delle per due partite che all'inizio non l'ho vista, come vi ho già detto, e quindi ve la racconto un po' così, per quello che so io. Per quello che so io, è finito da 0, ha segnato il secondo Immobile e il primo, mi pare Luis Alberto, se non voglio sbagliarmi, mi pare. Insomma, secondo me ha vinto immediatamente la Lazio 2-0 e quindi ci sta, questo è il tutto. Migliore in campo dove posso di Immobile, anche se non ho visto la partita. Poi Sampdoria, Benevento, ragazzi, Sampdoria, Benevento. Quindi vittoria meritata per la Lazio, parere mio personale. Poi vi invito a scrivere il vostro parere qua sotto nei commenti se in caso non siete d'accordo. Insomma, tanto in modo civilmente basta scrivete, io leggerò i commenti. Partita incredibile delle 18, l'altra. Allora, c'era stata alle 3, tornata l'altra, avevo già parlato. Alle 18 Cagliari-Lazio, poi alle 18 Sampdoria-Benevento. Benevento è incredibile, non l'ho visto tutta la partita, l'ho visto l'ultimo quarto d'ora, come già avevo detto già inizio video, che le prete delle 18 l'ho visto l'ultimo quarto d'ora, 20 minuti insomma, al 72esimo tipo in poi. Benevento è incredibile, stava perdendo 2-0, ha vinto 3-2, vi ho detto tutto. Partita incredibile in Benevento, si è messa 3 punti. Per quello ho visto Sampdoria ha fatto Hahari, brevemente è stato molto caparbio, forte, c'è un buon allenatore, ce la può fare. Incredibile vittoria del Benevento, incredibile impresa a Genova contro la Sampdoria. Io veramente non me l'aspettavo. Non me l'aspettavo. Incredibile impresa del Benevento, che si porta a casa i primi 3 punti e incomincia in modo fantastico la Serie A. Al contrario della Sampdoria, che la prima ne ha prese 3 dalla Juventus, da una squadra del cuore, e alla seconda ne ha prese 4 dal Benevento. 3 volevo dire, sempre 3. Ne ha fatti 2, non li ho visti, però ho fatto col Quagliarella comunque, ok, ma il Benevento secondo me ha meritato, perché poi la Sampdoria si è addormentata e secondo me ha fatto molto bene la Sampdoria e sono contento. Comunque sul Dodo Immobile l'ho visto in diretta e praticamente ha fatto un'azione pazzesca a Marzio sull'estremo sinistro e poi l'ha passata Immobile nel centro di rigore e ha fatto gol. Cagliari ha fatto la gara a spruzzo, come la Sampdoria contro il Benevento.
Quindi Benevento, incredibile impresa. Complimenti al Benevento, complimenti alla Lazio, complimenti all'Atalanta. Questo è il tutto. Ma ci vediamo ragazzi in un prossimo video che molto probabilmente sarà. Allora, io volevo fare il video dell'ufficialità di Suarez in cui ne parlavo e il video in cui parlerò di FIFA 21, di quanto mi fa cacare e di quanto mi fa cacare proprio il FIFA 21, perché in certe cose mi sono proprio incazzato, quindi parlerò di queste due cose. Però credo che le farò domani mattina e poi le pubblicherò domani pomeriggio, tutti e due i video. Quelli due di Suarez e di FIFA 21, e poi vi dico anche se lo comprerò o meno e tutto quanto, e se farò gameplay e tutto quanto, tutte queste cose qui. Quindi ne parlo di questo FIFA 21 e di Suarez, appunto, l'ufficialità con l'Atletico Madrid. E poi vi volevo parlare, e poi però stasera siete stati sintonizzati perché uscirà il post partita di Inter Fiorentina, big match di giornata. Allora ci vediamo al prossimo video, che molto probabilmente appunto sarà post partita di Inter Fiorentina, anzi probabilmente sarà proprio quello. Quindi ci vediamo nel prossimo video, e bella regà.